Il mantello di Messi dopo la finale diventa un problema, ecco cosa dicono le regole FIFA. Il sogno di Lionel Messi e di milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo si è finalmente avverato. Con l'Argentina che ha trionfato nella finale del mondiale conquistando la Coppa del Mondo. Però nella storica foto in cui il numero 10 e capitano dell'albiceleste solleva finalmente il tanto agognato trofeo, rimarrà per sempre anche uno strano particolare. Ovvero il mantello nero indossato sopra la maglia. Clamoroso, il gol di Messi è irregolare. Francia furiosa, ecco cosa è successo il mantello di Messi durante la premiazione per la prima volta nella storia dei mondiali. Ad un capitano della nazionale è stato chiesto di indossare qualcosa sopra la divisa della propria squadra per le foto ufficiali della premiazione. In questo caso si tratta di un bisht, un mantello nero con decorazioni oro che si usa nella cultura araba per le cerimonie. Il mantello gli è stato consegnato dall'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, attuale regnante del Qatar. E Messi l'ha tenuto per la premiazione prima di toglierlo. Messi e la richiesta a Maradona prima dell'ultimo rigore, Diego daglielo. Punto. Punto. Il video della frase è clamoroso. Il mantello di Messi, scoppia la polemica sui social. È scoppiato un vero e proprio caso sul mantello fatto indossare a Messi. In tanti l'hanno visto come un modo per coprire la maglia con un simbolo del paese ospitante. Già fortemente accusato per il mancato rispetto dei diritti umani, dei lavoratori e per il caso di presunta corruzione. Altri l'hanno definito come sport washing, ovvero il tentare di sfruttare i valori dello sport per creare un'immagine di sé positiva ed eticamente integra. In tutto questo discorso, non è ancora stato chiarito se il gesto sia stato concordato con la FIFA. Non è chiaro neanche se lo stesso Messi fosse a conoscenza di ciò. Il mantello di Messi. Cosa dice il regolamento? Non solo, questo gesto ha infranto le dure regole della FIFA sull'abbigliamento dei giocatori durante le cerimonie ufficiali di premiazione. L'articolo 27, infatti, recita, nelle finali della competizione FIFA, l'abbigliamento commemorativo può essere indossato sul campo solo dopo che sono state svolte le attività ufficiali FIFA, durante le quali la squadra deve indossare solo le maglie usate durante la partita in questione. Virgola.